Benvenuti a Discutiamone Insieme, la trasmissione di approfondimento a cura della redazione di Sesta Rete. Entriamo subito in quella che è la puntata di oggi, dando il benvenuto ai nostri ospiti, due membri del Consiglio regionale della Toscana, Gianni Anselmi, consigliere regionale gruppo PD, e Roberto Salvini, consigliere regionale gruppo Lega Nord. L'argomento del giorno è una legge che è stata licenziata da poco a maggioranza dal Consiglio regionale, guidata proprio dalla commissione guidata da Gianni Anselmi, PD. Questa proposta di legge che è stata approvata consente ai bed and breakfast in forma imprenditoriale di somministrare alimenti e bevande. Hanno votato contro i gruppi Movimento 5 Stelle e Lega Nord. Io andrei a sentire proprio il presidente della commissione che ha approvato questa legge, che è Gianni Anselmi, che ci spiega la legge proprio nel dettaglio cosa prevede e ci spiega anche i punti a favore per cui l'hanno approvata. Buonasera, grazie per l'invito. La legge verte su due punti sostanziali. Una prima parte che riguarda tutte le strutture ricettive, quindi non solo i B&B, invece sono oggetto dell'altra parte della norma. C'è tutta una parte che riguarda la sburocratizzazione, cioè noi abbiamo tolto dagli obblighi di comunicazione a carico delle imprese una comunicazione annuale sulle caratteristiche delle strutture ricettive e anche degli stabilimenti balneari. Era una comunicazione che doveva essere fatta anche in assenza di variazioni, ed era stata messa nella legge, nel testo unico, a scopo prevalentemente statistico, che si è ritenuto opportuno eliminare per alleggerire le imprese da una comunicazione che appariva un appesantimento inutile. Contemporaneamente è stato spostato dal 30 settembre al 30 aprile il termine entro il quale fare la comunicazione nel caso in cui questa si riveli essere necessaria perché ci sono state delle variazioni. In questo modo consentiamo alle attività un termine più elastico rispetto al termine della stagione e più vicino all'inizio della stagione vera e propria. Mentre sui B&B siamo intervenuti in questo modo, naturalmente anche su sollecitazione del sistema delle imprese, che troppo spesso anche magari si lamentano di questa burocrazia che in un certo qual modo... Certo, più si toglie, più adempimenti si tolgono, meglio è, naturalmente cercando di mantenere un quadro corretto di trasparenza e di rispetto delle norme. Sui B&B siamo intervenuti invece dando la possibilità ai bed and breakfast gestiti in forma appunto imprenditoriale di somministrare alimenti e bevande, con appunto due condizioni. La prima, questa, e cioè che siano B&B gestiti in forma imprenditoriale, perché ricordo che i B&B in Toscana possono essere gestiti in due forme: forma imprenditoriale, quindi con regolare partita IVA, oppure in forma non imprenditoriale, a condizione che il titolare abbia la residenza e il domicilio all'interno della civile abitazione dove il B&B è stato allestito. Quindi noi diciamo che la somministrazione di alimenti e bevande, proprio per evitare fenomeni distorsivi della concorrenza, quindi assoggettarsi a un sistema di controlli, di norme igienico-sanitarie, prima di tutto, urbanistico-edilizie, eccetera, che appunto possano farlo solo se eserciti in forma imprenditoriale. Seconda condizione, che tutto questo avvenga limitatamente agli alloggiati, quindi non anche verso l'esterno. In questo modo, ovviamente, tutelando la concorrenza corretta verso il sistema degli alberghi col ristorante e anche dei ristoranti. Ricordo anche che gli alberghi, prima del testo unico, non potevano fornire somministrazioni agli esterni, invece dal testo unico approvato nello scorso dicembre in Toscana lo possono fare, quindi è stato dato uno strumento che ne rafforza la presenza sul mercato. Questo è un po' il senso dell'intervento, che va anche incontro alle necessità di alcuni B&B, soprattutto collocati nei territori periferici, più distanti dai centri urbani, più distanti dai ristoranti più vicini,
limitatamente ai loro ospiti, che ricordo possono essere non più di 12 contemporaneamente, perché bed and breakfast sono organizzati in un massimo di 6 camere fino a 12 posti letto. Quindi in queste circostanze abbiamo ritenuto, con i limiti e con le condizioni che ho esposto, di consentire una flessibilizzazione del servizio senza che questo impatti sul mercato della ristorazione sostanzialmente. Vuole aggiungere qualcos'altro sul perché appunto c'è stato bisogno di questa riforma, anche se spiegato? Ma diciamo che mette ordine, perché gli affittacamere nella legge 42 del 2000, cioè nel vecchio testo unico del turismo, potevano erogare somministrazione e bevande, mentre il comparto dell'offerta turistica non alberghiera, in particolar modo esercitata sulla civile abitazione, nella tipologia della civile abitazione, la somministrazione agli esterni non è consentita. Ma poiché gli affittacamere sono tenuti a fornire solo servizi essenziali, a differenza dei B&B che danno fino a pochi giorni fa potevano dare solo la colazione, abbiamo ritenuto che di eliminare la possibilità per gli affittacamere di erogare alimenti e bevande, di consentire loro di trasformarsi in bed and breakfast, ovviamente se lo fanno perché magari precedentemente si erano organizzati in vigore del precedente testo unico per dare alimenti e bevande, se lo fanno dovranno trasformarsi in bed and breakfast e rispettare le norme e i controlli in materia appunto igienico-sanitaria, edilizia e quant'altro. Grazie Anselmi per questa panoramica generale su quello che appunto prevede la legge, per averci spiegato il perché a suo avviso ce ne fosse bisogno. Il consigliere Salvini è contrariato, perché cosa? Sì, noi siamo contrariati alla liberalizzazione della concessione alimenti, cioè pranzi e cena all'interno dei B&B, per una semplice ragione, che i B&B non sono obbligati a dei vincoli come è obbligato il sistema alberghiero. Il sistema alberghiero ha dei metraggi per ospitare diciamo così, il cliente, quindi una camera deve avere determinati metraggi. Il B&B no, basta che abbia le normative come una casa normale, quindi normative di legge, che l'impianto elettrico sia a norma, il sistema di riscaldamento e quant'altro, sia igienizzato l'ambiente e così via. L'albergo deve mettere un impianto antincendio che gli costa ogni anno il controllo dei vigili del fuoco. Il B&B è sufficiente che abbia un istintorino in fondo alla casa, dietro la porta di casa, e quindi può andare avanti. L'albergo ha un sistema di cucina controllato dall'USLA ogni mese, ha un sistema di conservazione dei cibi controllato, e quindi deve avere dei frigoriferi a norma, deve avere delle cucine a norma. Un B&B è sufficiente la cucina di casa, non ha nessun controllo in tal senso, nessun vincolo in tal senso. Un albergo deve rilasciare una ricevuta fiscale e la notte, a mezzanotte, passa la pubblica sicurezza, deve lasciare la comunicazione di chi è all'interno, alloggiato all'interno dell'albergo. Il B&B non solo non fa la comunicazione, ma ha tempo 24 ore per comunicare chi ha alloggiato all'interno delle stanze del B&B, ma addirittura può lasciare una ricevuta normale, non fiscale, perché può scegliere un sistema, diciamo così, diverso di tassazione. Ecco quali sono le differenze di base su questo. Siccome i sistemi di controllo non ci sono, siccome noi abbiamo fatto una legge alla fine del 2016 su sollecitazione, diciamo così, di tutte le categorie,
e abbiamo individuato che c'era un'evasione enorme, persino le tasse di soggiorno venivano pagate, quindi si parlava in commissione, ma non solo in commissione, anche in consiglio, di qualcosa come 45 milioni, 50 milioni di presenze non registrate. Ecco che liberalizzando questo, noi diamo, quindi denunciano la mancanza di controllo, liberalizzando questo, noi diamo ancora una volta carta bianca a certe strutture anche di offrire pasti andando direttamente in concorrenza con i ristoranti. Voi siete, voi nel senso il gruppo Lega Nord è comunque alleato con Forza Italia. Forza Italia è un è un partito liberale. Questa apertura nei confronti del mercato che lei in questo momento sta, diciamo, stroncando, non le sembra invece una concorrenza leale, nel senso anche perché si va. Noi abbiamo due categorie che sono soggette alle normative nazionali, devono rispettare le normative nazionali se vogliono operare, e sono gli alberghi, le pensioni. Poi abbiamo delle categorie che esercitano lo stesso lavoro, che invece queste direttive non le rispettano. Per noi è concorrenza sleale. Nel 2016 avevamo regolamentato con la legge sul turismo queste cose, e in effetti, diciamo così, non è che ci eravamo opposti, anzi, e quindi era stato regolamentato gli affittacamere, i B&B, l'albergo diffuso, insomma tutti i sistemi di accoglienza. Ecco, non si capiva la ragione, non si capisce la ragione di questa deregulation 8 mesi dopo. Ora risponderà sicuramente Gianni Anselmi. Comunque un'altra domanda, sono strutture diverse i bed and breakfast rispetto agli alberghi, e il consigliere Anselmi prima ha anche citato qualche situazione come per esempio dei bed and breakfast collocati geograficamente in zone un attimino più sperdute dove non ci sono tanti ristoranti nei dintorni. Loro, cioè, quale sarebbe un business plan per far lavorare anche loro? No. Che magari se la motivazione era di liberalizzare la distribuzione di cibi e bevande là in aree, è stato detto direttamente in consiglio da noi, da me in particolare, là in aree, diciamo così, lontane da centri, dove nessun problema. Ma quando si va a liberalizzare in maniera così generalizzata, allora i problemi vengono fuori. I problemi vengono fuori perché subentra una concorrenza sleale. Abbiamo capito perfettamente la sua posizione, lascio rispondere al consigliere Anselmi. Che dire, il collega introduce un argomento che è improprio in questa discussione, cioè la concorrenza che ci sarebbe fra i B&B organizzati così, che offrono questo tipo di servizio, e gli alberghi col ristorante. Che sono due cose diverse. È un confronto improprio, mi permetto di usare questo aggettivo con massimo rispetto delle posizioni del collega, perché gli alberghi con ristorante sono aperti all'esterno. Noi parliamo di piccole strutture ricettive, piccolissime, 12 posti letto al massimo, organizzati nella forma di civile abitazione, che peraltro per prestare questo tipo di servizio debbono avere, pagare le tasse come reddito d'impresa, non con ricevute private, fra virgolette. Quindi devono dichiarare non il reddito di fabbricati come quelle non esercitate in forma imprenditoriale, ma come reddito d'impresa. Quindi escono entrano in quel novero imprenditoriale dal punto di vista anche fiscale degli adempimenti. In questo includo anche il fatto che i locali, le cucine dove vengono svolti questi servizi debbono necessariamente essere assoggettati alla normativa igienico-sanitaria che vale per tutte le imprese. Certo. Perché non c'è nessuna differenza in questo, quindi servono sistemi di aerazione, servono le piastrelle
così come l'ASL impone, che tutto sia a norma, giustamente. Il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Aggiungo anche il rispetto delle norme edilizie, in materia di edilizia, perché non è detto affatto che tutti i bed and breakfast o gli affittacamere di vecchio conio già organizzati in questo senso e anche quelli non organizzati che intendono trasformarsi in B&B dispongano di locali adeguati per questo genere di obblighi. E cioè servono effettivamente delle situazioni, anche dal punto di vista del contesto, degli spazi, delle caratteristiche strutturali che non tutti hanno e quindi non tutti potranno trasformarsi in questo senso e offrire questo servizio. Dal punto di vista della concorrenza, nella sostanza noi diamo un servizio, una possibilità in più a questo genere di attività. Di aprirsi al mercato. Quindi. Di aprirsi al mercato, ma al mercato che già hanno saputo in parte conquistarsi, perché di fatto rivolgendosi solo agli alloggiati è evidente che, come dire, si fa la colazione, si potrà anche cenare all'interno della struttura, ma un conto è se sia nel Casentino, un conto è se sia nel cuore di Firenze. In quel caso credo che la concorrenza ai ristoranti e agli alberghi sia davvero insomma, inesistente, perché chi viene in vacanza nelle grandi città d'arte solitamente usufruisce della tipicità dei borghi, dei centri storici e di ciò che offrono, e la concorrenza è talmente forte e spinta sulla tipicità che questo è un fenomeno che si sentirà, che sarà inavvertito, mentre invece ci saranno numerose situazioni nelle quali l'impresa potrà allargare il proprio servizio alla clientela. E non potevamo, ricordo, ci siamo posti il problema nella discussione, non potevamo in norma mettere solo quelli, riservare questa possibilità solo alle attività più distanti e mettere dentro una distanza minima dai ristoranti o dai centri urbani più vicini. Non avremmo potuto legislativamente farlo, ci sarebbe costato sicuramente un'impugnativa. Un'ultima cosa, per quello che riguarda la deregulation, il collega faceva alcune considerazioni che anche qui credo non siano calzanti al tipo di discussione, perché lui faceva riferimento al problema che abbiamo affrontato nella legge sulle locazioni turistiche, sugli appartamenti. Sono contesti diversi da quelli alberghieri, abbiamo provato a normarli fissando le condizioni per inquadrarli, per dare loro un assetto di impresa laddove ce ne fossero le condizioni. Come è noto, il tema delle locazioni turistiche è un tema nazionale, tutta la vicenda Airbnb e quant'altro. Il Parlamento ha deliberato in materia, presto approderà in Consiglio regionale una norma che sistema l'articolo 70 del testo unico, in questo senso, eliminando il contenzioso in essere con il governo e dando quindi un quadro di certezze anche a chi offre quel tipo di servizio, che è un servizio che esiste, ai quali i turisti fanno largo ricorso. Quindi la realtà va affrontata e governata. Naturalmente noi cerchiamo di farlo dando degli strumenti che regolino la concorrenza e nello stesso tempo flessibilizzino il servizio, dando più possibilità alle imprese. Crediamo in questo caso di averlo fatto. Fra l'altro ho registrato l'apprezzamento delle associazioni di categoria con un comunicato sottoscritto da tutte le associazioni che hanno avuto modo di pubblicamente apprezzare questo nostro intervento. Naturalmente non mi è dispiaciuto. Salvini, ha sentito? Ho sentito perfettamente il collega Anselmi, anzi il presidente Anselmi, che essendo il presidente della commissione, ma mette veramente in evidenza dei dati che non corrispondono alla verità, perché noi sappiamo che nella regione toscana ci sono associazioni che hanno anche 600 posti letto, che sono emerse queste cose sia. Le torna? Sì, forse fa riferimento alle locazioni turistiche, non al bed and breakfast. Locazioni. Ma questo è un tema che abbiamo affrontato. Che abbiamo affrontato questo. Abbiamo dei bed and breakfast, dei B&B
addirittura in castelli storici, dove la Guardia di Finanza è andata a fare un controllo e c'è un'evasione di 16 milioni di euro. Questo dimostra chiaramente quanto, diciamo sì, siano latenti i controlli. Abbiamo degli ostelli dove la Guardia di Finanza ha visitato e non ha mai trovato nemmeno una ricevuta, eppure c'era 70 persone dentro che dormivano in rotazione. Abbiamo addirittura, che bisogna dirsele queste cose, in quale direzione stiamo andando, perché non è che noi ci opponiamo a questa legge per fare un dispetto al PD, non ci opponiamo a questa legge perché riteniamo che questa leggina fatta così praticamente dà questa deregulation per facilitare, secondo me, facilitare oppure per dare una mano a un'attività che sta crescendo più del normale, o per farla sviluppare, perché noi abbiamo proprio attraverso questa legge vista stabilito che la concentrazione dei turisti non debbano stare nelle città d'arte, ma debbano essere sparsi, spalmati sul territorio. Questo è. Per la ricezione, qual è? Siccome sul territorio non è che abbiamo alberghi, non abbiamo un sistema alberghiero così fornito come c'è nelle grandi città, e quindi chiaro sì, svilupperebbero questo tipo di attività. E quindi, a nostro avviso, questo tipo di attività, questa regina qui, è stata fatta apposta per favorire, diciamo, questo tipo di attività, che dice apertamente, che sfrutta poi le leggi dello Stato, praticamente lo cito, la numero 180 dell'81, la numero 155 del 2000, l'attività del B&B è fuori dal campo IVO, ne esercita in modo statuario, cioè in maniera non organizzata, come impresa e non continuativa, e in tal modo non dovrà emettere alcun documento fiscale all'atto del pagamento. Quindi, quando poi si va a, diciamo così, a mettere a dormire, a dare alloggio, vitto, alloggio a migliaia, per non dire milioni di turisti, gli altri invece, la concorrenza diretta, che sono il sistema alberghiero, obbligo di definizione delle metrature, obbligo di dimensione della fatturazione, obbligo di maggiore controllo su alimenti e cucine. Il sistema alberghiero regolare ha tutta una serie di obblighi che l'altro sistema non ha più. Ecco, quindi questa leggina, a mio avviso, a nostro avviso, perché non sono solo io, ma il gruppo Lega Nord, diciamo così, ha utilizzato due sistemi, due pesi e due misure su uno stesso argomento. Praticamente una pensione che ha le solite 12-6 camere, 12 posti letto, ha obblighi diversi da un B&B che ha le solite 12 camere, diciamo così, e solite 12 posti letto. Quindi dovete proporre l'abolizione, coerentemente con le cose che appena detto, dovreste proporre l'abolizione di bed and breakfast, perché io ripeto, no, la regolamentazione, se riportarla alla regolamentazione originale. Aspetta. Tant'è che i bed and breakfast, quelli veri, dovrebbero dare cibi confezionati a colazione, non fare la torta della nonna tranne un pezzo. Al contrario, invece, con la legge che avete fatto, il proprietario può benissimo dare dei cibi che confeziona lui stesso, però che non è sottoposto a controlli come è sottoposto a controlli un ristorante o la cucina di un albergo. Un momento, se non mi interrompi e mi fai completare. Prego. Il pensiero. Sì. Provo a spiegare qual è la situazione. I bed and breakfast sono strutture che possono essere gestite o in forma non imprenditoriale, quindi con la famiglia, da privati, che danno la colazione, a differenza degli affittacamere che danno solo il cambio della biancheria, servizi essenziali,
oppure in forma imprenditoriale. In questo caso si deve prendere la partita IVA e si opera in regime di impresa. Questo si può fare anche nel caso in cui non si abbia la residenza e il domicilio nella struttura. Mentre in forma non imprenditoriale vuol dire che ti ospito in casa mia e quindi ti do la colazione, preparo la colazione, faccio i dolci e offro questo tipo di servizio. Io penso al contrario di quello che il collega sostiene, che noi dobbiamo incentivare l'emersione e la professionalizzazione di queste strutture, perché in Toscana si viene molto, esattamente per anche fuori dalle città d'arte, trovare strutture piccole di prossimità dove si ha un'ospitalità più familiare, più radicata nel territorio, meno standardizzata di quella delle grandi strutture. Quindi noi dobbiamo favorire questo tipo di offerte, che io credo che non sia affatto in competizione con le strutture alberghiere, perché la struttura alberghiera dà un altro tipo di servizio. Anche negli alberghi più piccoli non c'è nessun tipo di sovrapponibilità. Che cosa si è semplicemente cercato di fare? Dare una possibilità in più a questo tipo di imprese, a condizione che siano imprese e limitatamente agli alloggiati. Cioè uno non può andare liberamente a mangiare in un B&B se non dorme lì. Se non è un cliente della struttura. Quindi è chiaro che se si sposta la riflessione sul campo dei controlli, si sa da dove si comincia ma non si sa dove si finisce, perché si entra in un campo nel quale si rischia di contestare l'impianto del testo unico regionale. La legge sul turismo toscano è una storicamente fra le più avanzate, e cioè che flessibilizza la tipologia delle strutture ricettive in modo più ampio. Nelle residenze d'epoca si può fare somministrazione limitatamente agli alloggiati. Tant'è vero che noi abbiamo in carico una proposta di legge di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale che chiede di estendere questo servizio anche ai non alloggiati. In commissione ci siamo pronunciati contro, perché sarebbe la rottura del muro invisibile che nella norma impedisce alle strutture extraalberghiere di fare somministrazione agli esterni. Abbiamo detto di no, naturalmente poi abbiamo fatto un dibattito e abbiamo sospeso l'approvazione, nel nostro caso la disapprovazione di quella norma, perché abbiamo detto approfondiamo. Ma se approfondiamo andiamo incontro esattamente agli argomenti che noi abbiamo posto, ma limitatamente agli alloggiati per i B&B, cioè flessibilizzare il servizio e renderlo anche più diffuso all'interno della regione, cioè dare possibilità alle piccole imprese di accogliere persone con servizi adeguati. Io non la vedo affatto una lesione della concorrenza, perché chi vuole andare in un albergo sceglie l'albergo, ma lo sceglie da casa, non lo sceglie non avendo pianificato la vacanza. Mentre in un B&B, soprattutto in una località periferica, ci si può persino imbattere, decidere di dormire una notte, magari quella sera si cena, si dorme, la mattina si fa colazione e si riparte. Ma limitatamente agli alloggiati io non vedo che danno faccia alla concorrenza in Toscana. Poi i controlli vanno sempre assicurati, ma se il problema è il controllo, non è solo sui B&B, è su tutto, allora bisogna andare ancora più a monte e ragionare sullo schema ideale che presiede al testo unico regionale, cioè tante tipologie di strutture, flessibilità dell'offerta e qualità dei servizi. Il tema è la qualità dei servizi, non la loro diffusione, è assicurarsi che ci sia qualità e professionalità del servizio. Vorrei chiedere una cosa, riallacciandomi al suo discorso di prima, che non ho ben capito. Lei è d'accordo o no di valorizzare comunque tutta la Toscana, tutte le zone della Toscana per quanto riguarda un discorso prettamente turistico, cioè di far affluire il turismo ovunque in Toscana, non solo nelle città d'arte ma anche in paesini magari meno conosciuti che però hanno molto da offrire? La Toscana è una bellissima regione, ce la invidiano in tutto il mondo. Lei mi fa una domanda che, guarda caso,
coincide con l'emozione che io puntualmente faccio un consiglio regionale. Queste sono proposte proprio che ho fatto un anno fa, 5 mesi fa, 4 mesi fa, proprio le proposte di spalmare il turismo in tutta la Toscana, perché altrimenti noi ci troviamo con 100 milioni di turisti concentrati in 3 città d'arte e poi con tutta una serie di turisti fai da te in giro per la Toscana, dico fai da te, senza nessuna meta ben definita e senza nessuna canalizzazione. Proprio perché noi abbiamo internet e molti, diciamo sì, molte gite organizzate, molte vacanze organizzate passano attraverso internet, e è lì la grande contraddizione. È proprio lì. Quale sarebbe questa contraddizione? La grande contraddizione è che un bed and breakfast, se uno ci si trova bene con il passaparola, perché ha risparmiato un sacco di soldi e ha avuto un buon servizio, attira gente in continuazione. E proprio perché, come diceva direttamente Lanzelli, vado lì, dormo, la mattina faccio colazione e me ne vado, il bed and breakfast, il B&B, deve avere l'obbligo, come l'albergo, di denunciare alla pubblica sicurezza entro la mezzanotte chi ha lì dentro. Invece qui la legge gli permette entro le 24 ore, quindi si può fare il nero quando ci pare, perché la mattina quello salta, se ne va, questo non lo comunica perché nessuno l'ha controllato, non c'era nessuno. Ma l'evasione fiscale, a suo avviso, cosa ha a che vedere con questa possibilità di somministrare gli alimenti? Sarebbe, questa è concorrenza cioè... Questa è concorrenza sleale, perché un B&B si può permettere di fare prezzi talmente bassi da mettere in, diciamo così, e rubare clienti a un sistema alberghiero recettivo. Dovete proporre, secondo questa impostazione, dovete proporre l'abolizione dei B&B dal testo unico della Regione Toscana. Ma non è che si propone l'abolizione del B&B, dove si dice che a parità... Ma perché secondo lei la somministrazione degli alimenti può incentivare l'evasione fiscale? Semplice, perché... Mancando il controllo e mancando la comunicazione, nessuno sa chi c'era lì dentro. Quando arriva un controllo, questo è dal mio in camera nostra, dov'è il problema? In realtà nel B&B, come dice Lanzelmi, si va, si dorme, si fa colazione e poi si va via. Questo è il concetto. Quando ci si va invece per tre giorni, siccome non ho controlli e io posso fare la comunicazione entro le 24 ore, quindi entro la sera dopo, io mi regolo, se sono 3 giorni, quello lo denuncio, ma non c'ho 6 camere con tutti e 3 giorni, tant'è che nella legge noi abbiamo messo una postilla nel quale si dice che uno è obbligato a fare denunce se lo occupa perlomeno per 80 giorni l'anno. Questa è un'altra cosa, scusa, ecco. Non mescolare le cose, di pazienza, se mi esprimo con questo livello di confidenza in televisione. Non puoi mescolare le locazioni turistiche con il B&B, sono due cose diverse. Gli 80 giorni li abbiamo messi per le locazioni turistiche, articolo 70. Qui ci stiamo occupando dell'articolo 38. La comparazione è questa. La conseguenza della considerazione che hai appena fatto è che dovremmo imporre a chi sceglie il B&B di starci almeno 3 giorni. Almeno per la libertà di scelta dobbiamo rimanere... Ma non ho detto questo, ho detto che a parità di servizi, cioè, questo è stato ripetuto. Tu criminalizzi preventivamente chi gestisce un B&B perché ha l'opportunità di non fare la comunicazione. Perché è determinante. Quindi dici, chi fa il B&B preventivamente è determinante. Un evasore perché... No, c'è ma io non criminalizzo nessuno. Devo fare la comunicazione. Io non criminalizzo perché nessuno, la però... Non è il fine fiscale. Ai fini di pubblica sicurezza. Ma non la può fare nello stesso tempo che lo fa l'albergo. È una comunicazione ai fini di pubblica sicurezza, quindi per dire, per far sapere agli organi di pubblica sicurezza chi è presente e chi è stato presente in quella struttura, perché deve essere tracciabile. Tra l'altro noi abbiamo scritto nel testo unico che persino nelle locazioni turistiche, quindi negli appartamenti, si deve fare la comunicazione, quindi su questo siamo stati molto... Ma va visto in quanto tempo? Se io voglio fare un controllo,
Lo posso fare quando il cliente è andato via. Ma siamo qui per parlare della somministrazione degli alimenti. Allora, se siamo qui per parlare della somministrazione, se rientra sempre. Allora, a parità di servizi, no? Diciamo sì, ci dovrebbero essere parità di regole. Allora, certo. Noi abbiamo fatto una legge che tuttora è priva di regolamento. Il regolamento attuativo arriverà. Attuativo, esatto. Attualmente è priva di regolamento attuativo. Dovesse proporlo lei, cosa proporrebbe? Quali sono queste regole? No. Eravamo partiti bene all'inizio sulla prima legge, senza, dove si, diciamo, si diceva in maniera chiara cosa doveva fare l'affittacamere, qual era il compito dell'affittacamere, qual era il compito del B&B, qual era il compito dell'albergo diffuso, qual era il compito della pensione, qual era il compito. Ognuno era un regolamento ben preciso. E quindi, secondo lei, questa somministrazione degli alimenti è più chiara. Questa. Quindi, per sintetizzare la sua posizione, perché siamo agli sgocci. Allora, lei vede una penalizzazione nei confronti di alberghi e altre strutture, sì, questa somministrazione degli alimenti è accusa perché è priva di controllo. Perché è priva di controllo. Quindi non ha dei regolamenti applicativi che la obbliga, come le altre istituti, le altre cose, cioè gli alberghi e le pensioni, a fare le comunicazioni. Quindi, o a rilasciare ricevute. Non ce l'ha questa regolamentazione. Quindi è chiaro, noi abbiamo un organo che è sul mercato, che offre, una struttura sul mercato, che offre gli stessi servizi, però non ha gli stessi doveri. Non è così. Perché noi abbiamo scritto che si può fare solo in forma imprenditoriale. E ok, fino lì ok, però manca regolamento. Aspetti, sul rispetto delle norme igienico-sanitarie. E vabbè, anche sulle norme igienico-sanitarie sono legge. Differenzi. Un albergo ha norme igienico-sanitarie diverse. Ma dal magari B&B. Sono strutture diverse i B&B rispetto agli alberghi. Ma... Ha ragione. Ha maggior ragione, ma dal momento in cui io vado in una struttura a dar da mangiare, da dormire a 12 persone con 6 camere, il sistema antincendio ci vuole uguale, il sistema di sicurezza ci vuole uguale. A me, se mi viene un foreign fighter a dormire in un sistema in quel modo lì, o a dormire lì, o a dormire in un albergo, la stessa cosa, io lo devo controllare. Perché in quel caso lì non li devo controllare, mentre là li posso controllare? Proviamo a collocarci, come abbiamo tentato di fare anche nella conversazione di oggi, sul terreno dei servizi. Gli affittacamere con il vecchio testo unico potevano servire la cena e il pranzo, gli affittacamere. Noi oggi diciamo che non lo possono più fare e che devono trasformarsi in bed and breakfast qualora intendano fare la colazione o la cena. No, fino a dove il precedente testo unico glielo permetteva, tant'è vero che noi con questa norma risolviamo un problema che non è stato citato, e cioè che ci sono numerosi affittacamere che in vigenza del precedente testo unico si erano organizzati per dare la cena, per somministrare alimenti e bevande. Con il testo unico che abbiamo approvato nella precedente versione, prima di questa legge, noi li penalizzavamo, gli dicevamo di chiudere quel servizio entro 6 mesi che poi abbiamo prorogato. In questo modo risolviamo anche un problema, veniamo incontro ad imprese che avevano già investito in buona fede in vigore della vecchia norma, semplicemente gli diciamo: avete investito, vi siete organizzate, avete avuto l'autorizzazione igienico-sanitaria dall'ASL, potete continuare a farlo anziché chiudere, purché vi trasformiate imprenditorialmente in bed and breakfast. Io credo che sia un comportamento lineare, che non toglie nulla a nessuno, non fa concorrenza impropria a nessuno, tant'è vero che nella vecchia norma, nel vecchio testo unico, questa norma c'era, e addirittura riguardava gli affittacamere che non potevano dare neanche la colazione. Per cui mi sembra che stiamo parlando semplicemente di un potenziamento dell'offerta toscana. Non fa concorrenza a nessuno, questo non l'ho scritto io. Che si riferisce, perché da casa non vedo, so, di cosa io, sta... Non ho con me il comunicato di cosa sta parlando. Non ho con me il comunicato delle associazioni di imprese che hanno fatto un comunicato dove dicono di condividere la nostra impostazione, Confesercenti, Confcommercio, Confindustria,
non ricordo se anche gli artigiani. È un comunicato molto ben fatto, credo, Dove esprimono il consenso. consenso sulla norma che abbiamo approvato. Comunque, il discorso È uscito il giorno dopo l'approvazione della legge. si conclude in questi termini. Noi abbiamo sempre Ecco, bravo, sostenuto concludiamo perché che siamo a veramente al parità di termine. servizi ci deve essere parità di regole. L'abbiamo sempre detto. Sempre. In tutte le nostre riunioni che abbiamo fatto in commissione l'abbiamo detto in aula. A parità di servizi, però. Parità di servizi, parità di Stesso regole. mercato, stesse Stesso regole, anche noi siamo mercato, stesse d'accordo. regole. Oggi c'è stesso mercato senza regole. Questo è. Perché uno dà da dormire, da mangiare e senza regole. Al contrario che quell'altro gli dà sempre da dormire, colazione, pranzo e cena, è soggetto a delle regole vincolanti e a controllo. Questo si viene a verificare. Non è lo stesso mercato, collega. Sicuro non è lo stesso mercato, il Sono servizio è aperti lo agli stesso. esterni gli alberghi. Il servizio è lo stesso, quindi uno viene penalizzato e quindi è costretto a fare dei prezzi, l'altro invece può farne altri molto più bassi perché non ha quelle penalizzazioni e quei vincoli lì. Tutto là. Nessuno gli chiederà mai a un B&B se non ha la cisterna dell'acqua e se non l'impianto antincendio. Perché non è previsto dalla legge. Le stesse condizioni, sei camere e una pensione, gli obbliga ad avere un sistema antincendio. Sono regole diverse. Tu Se una stai pensione. parlando di altre cose rispetto a Vabbè. quelle per le quali siamo stati invitati qui. Sì, Infatti, vabbè, ok. rimaniamo all'argomento del, atteniamoci all'argomento del giorno, che io direi essere stato ampiamente discusso. Abbiamo compreso perfettamente quello che è il testo della legge, abbiamo compreso perfettamente le posizioni di entrambi, quindi io invito gli amici da casa a farci sapere la loro opinione, la vostra opinione, come la pensate? Vi piace? Siete contenti di questa legge oppure no? Fatecelo sapere attraverso la nostra pagina Facebook, Sesta Rete. Per oggi è tutto, vi ringraziamo di essere stati con noi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata.